Sapete cos'è la terrina? È un po' come la tagine, un piatto che prende il nome dalla pentola che viene utilizzata per la preparazione. Oggi la faremo con il cappone e sarà una procedura veramente molto facile da preparare. La cottura lenta a bagnomaria, una quarantina di minuti, una preparazione di circa 30 minuti, ingredienti profumati e colorati per riuscire ad accontentare 6, anche 8 commensali. Per la ricetta di oggi useremo i seguenti prodotti: petto di cappone, panna fresca, uova, qualche stelo di erba cipollina, timo fresco, scalogni, gambe di sedano, carote, un bouquet garni, vino bianco, un pizzico di noce moscata, olio extravergine d'oliva, sale marino fino, pepe nero. Questi invece gli ingredienti per il chutney: un mango, una cipolla rossa, zucchero di canna, aceto di mele e un po' di aceto balsamico. Questi invece gli ingredienti per il contorno: champignon freschi, cipolline borrettane, qualche fogliolina di timo, olio extravergine di oliva, una noce di burro, sale, pepe. Alcuni di questi prodotti fanno parte delle linee I Tesori, Bio e Pan Panorama. La marinatura è una tecnica che consente di dare un valore aggiunto a un ingrediente particolare, che può essere carne, pesce o addirittura delle verdure. E quindi cosa ho fatto io? Ho messo a marinare la carne del cappone, ovvero 24 ore fa ho inserito la carne all'interno di una ciotola di vetro, mi raccomando, con delle verdure, quindi del sedano e della carota, un bouquet garni, che è questo, preparato con le erbette che volete, un mazzetto aromatico e naturalmente mezzo litro di vino bianco. Se volete potete aggiungere per esempio anche delle spezie, ovvero dei chiodi di garofano, dei semi di ginepro, del coriandolo, della noce moscata o dei grani di pepe. Dopo la marinatura si fa in modo di asciugare e di sgocciolare i petti di cappone e si tagliano a pezzettoni e all'interno di una padella con un filo di olio extravergine d'oliva si va a rosolare lo scalogno già tritato. Mentre lentamente appassisce, andremo a portare ad ebollizione dell'acqua che ci servirà per la cottura a bagnomaria. Accendiamo il forno a 180 gradi. Andiamo con un frullatore di queste dimensioni, più grandi come volete, frullare la carne cruda, mi raccomando, con la panna e le uova. E dopo otterremo una farcia che verrà aromatizzata con le erbette e con lo scalogno cotto. Pronti per la parte finale della ricetta. Scalogno appassito, delle erbette profumate, timo, erba, cipollina tritate e la farcia pronta, che andremo poi a profumare con un po' di pepe. Si andrà a salare, non tanto perché insomma il profumo è così importante che non serve. Noce moscata, lo scalogno ed infine l'erbetta. Mescoliamo in modo che tutto sia ben uniforme come colore, come sapore. Stampo da terrina posizionato all'interno di una teglia che poi verrà riempita di acqua calda per la cottura a bagnomaria. Il forno è già acceso. Versiamo il composto così. Si copre con il coperchio e a questo punto si va a cuocere a bagnomaria, quindi l'acqua calda, già calda, all'interno della terrina. Fatelo solo quando questo contenitore sarà già posizionato all'interno del forno. In questo modo sicuramente non rischieremo di scottarci. Con cosa possiamo accompagnare la terrina che nel frattempo sta cuocendo in forno? Beh, io direi con un chutney, un po' diverso dal solito. Lo prepariamo con due ingredienti, semplicissimo, quindi un pochino di cipolla rossa e un mango che è già stato tutto quanto, come potete vedere, tagliato sottilmente. Aggiungeremo poi l'aceto di mele, zucchero. Aggiungiamo anche 2 cucchiai di aceto balsamico. Ed infine mango e cipolla già tagliati. Ora è una cottura molto semplice. Si tratta di far sobbollire lentamente, ci vorrà almeno mezz'ora, 40 minuti, anche qualcosina di più. E intanto ci organizziamo per il contorno. Bene, la terrina in forno, il chutney sul fuoco e ora ci dedichiamo al contorno. Degli champignon con delle cipolline borrettane come queste che abbiamo già provveduto a scolare. A questo punto si va a pulire il fungo, si elimina la parte finale del gambo e poi la parte superiore va pulita con un panno umido e tagliamo semplicemente a metà.
Nella casseruola andiamo ad inserire un po' di burro e un po' di olio extravergine d'oliva. Il burro ci aiuterà per dare un profumo un pochino diverso e per aumentare anche il punto di fumo dell'olio. E le nostre erbette aromatiche preferite, il timo si sposa meravigliosamente con i funghi. Possiamo cuocere coperto per qualche minuto, il tempo che l'acqua dei funghi contenuta all'interno dei funghi esca un po' e sia poi lo strumento di cottura. E poi termineremo la cottura con le cipolline. Bene, come vi avevo promesso, inserendo il coperchio senza aggiungere acqua o niente, l'acqua di cottura, l'acqua che è presente all'interno dei funghi, li avrebbe cucinati. Per cui a questo punto si toglie il timo, così. Si va a regolare di sale e di pepe. E si vanno ad aggiungere le cipolline già scolate. Si mescola. Un minuto per dare un pochino di profumo. E praticamente il contorno è pronto. Il contorno è pronto, il chutney anche. Qualche minuuto di cottura e anche la terrina sarà pronta e siamo pronti per impiattare. Impiattato è perfetto, come potete vedere. Piatto di portata rettangolare, si sforna la terrina che può essere gustata calda, tiepida o fredda, è buonissima. Sempre con il contorno e poi, se volete allietare i vostri ospiti, al chutney che abbiamo preparato. Noi l'abbiamo cucinata per circa un'ora e dieci anche ci vuole, sempre a 180 gradi con la cottura a bagnomaria. Ma se volete ridurre drasticamente i tempi di cottura, e questo è un consiglio che vi do, potete partire direttamente dal petto di cappone già cotto, magari appunto quello che è stato utilizzato per fare il brodo. E buon appetito! Buon appetito da Anna Maria Pellegrino e da Pan Panorama. Queste e altre video ricette le puoi trovare nel sito di panpanorama.it.